Alessandro Fiani. Sa, siamo a fare un quarto d'ora così vediamo pure. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie veramente dell'affetto, dell'accoglienza. Sapete amici miei, in 10 minuti raccontare quello che sta succedendo non è fatto facile, pure perché come si fa? Raccontare la storia di 340 dipendenti, raccontare quello che succederà, la speranza del 29 di settembre, quello che dovranno partire queste maledette frasi sul licenziamento e tutta questa roba. Però io diciamo porto grande rispetto veramente per tutti, perché immagino comunque la storia che ha questa azienda, ma per molti operai, calcoliamo che molti operai erano qui perché c'erano i genitori, quindi i genitori hanno lasciato ai figli la speranza di questa cosa, altri diciamo che magari hanno la mia età e non sanno se, voglio dire, arriveranno a pigliare pensione oppure se devono partire, andare all'estero, ma non è facile fare una scelta del genere a 50 anni. Le donne licenziate, le donne che già soffrono il fatto che hanno un salario più basso degli uomini in generale, e quindi immaginate già la loro sofferenza. Però davanti a tutto questo mi sembra giusto, ecco, dire un paio di cose. Io già immagino che i giovani stanno pensando, ma già ci vengono da questo paese, da questa città, ce ne hanno fuori, e così sarà, perché se ne stanno andando le aziende, ci sta la fuga dei cervelli, ci sta la fuga di tabaccari, perché... Ma tu se parli con la gente e parli del tabaccaio, io, cioè, ma quello è un grande, chi le tiene ragione? Cioè noi siamo dalla voce, ma chi le tiene ragione? Che tu immagini che se hai trovato 500.000 euro in mano e chi la pensa da chi lo mette? Ma fangulagnoni, ripeti, tarambe, ma che me la frutta a me? Solo che non si è organizzato bene, perché ha messo il biglietto a Latina. Lui se ne parte per Spagna, per Madrid, guarda, ma perché hai fatto questa cosa? E no, mi piace un latinoamericano. Allora, qual è il problema? Il problema sono proprio che cambiano le parole, perché i giovani che andranno via non li chiameranno più giovani emigranti, li chiameranno i delocalizzati. I giovani delocalizzati. Ma i giovani non è che volevano una vita di lusso. No, uno non vuole una vita agiata, ma noi siamo passati dalla vita di lusso alla vita agiata, stiamo passando alla vita agiata pacina. E questo non mi sembra giusto. Ci stanno prendendo in giro con le parole. Guardate, ci sono delle parole che rimangono impresse. Delocalizzazione, cassa integrazione, disoccupazione, emigrazione. Tutto questo in lezione, ragazzi, sono tutto uguale. Invece questi della WIP sono riusciti a modificare anche questo, non hanno accettato la mortificazione, ma sono passati all'azione e alla rivoluzione. Sapete a me cosa fa male? Fa male che praticamente tu vedi che in Germania fanno gli scioperi, per 5 giorni i macchinisti dei treni hanno fatto sciopero, seduti al tavolo, subito hanno trovato un accordo, non solo gli hanno aumentato il salario in Germania ai ferrovieri, gli hanno dato pure 600 euro per il problema Covid, adesso 400 gli daranno a marzo. Ecco, vedete i paesi all'estero come funziona, la Francia, i gilet gialli si mettono per strada, bloccano la strada, perché loro hanno la possibilità di bloccare, ragazzi, ma sapete il fenomeno della Whirlpool di questi ragazzi qual è? Che sono riusciti a fare uno sciopero, a bloccare in un paese che è già bloccato, perché parliamoci chiaro, se tu vuoi fare, se dici, a Madrid dici, che vuoi fare, ma ci fa Sandino,
blocchiamo le strade. Scendi, già è stata bloccata, ma lei ci ha acchiappato, ci ha acchiappato dentro traffico a 1.4 freccia, ci ha detto, ma che stai facendo, frate? Ha detto, no, oggi fermato, mi ha scattato traffico, grazie al fungo, sei mi si cadendo. Allora, tu come fai a inventare uno sciopero? Vuoi fare uno sciopero, vuoi bloccare la stazione, andiamo su sta stazione, blocchiamo che nessuno può... A stazione, vuoi bloccare i treni, i ritardi che ci stanno, avvii! In Italia non significa alta velocità, significa avviata, fratello. O c'è acchiappando in teso mano. Allora, pensi di fare lo sciopero, che rima? Lo sciopero della fame. Ma come fai a dire lo sciopero della fame? Ma non sa cassa integrazione, ma più fame che ma cambia. Allora, cosa resta? Resta andare a Roma? No, ragazzi, si va a Roma. E vanno sotto al Ministero dello Sviluppo Economico. Cazzo che si chiama MISE. Uno va a trovare una cosa di soldi, un po' di lavoro, in un posto che si chiama MISE. Cacciate bene, se no perché le MISE, poi non si sta facendo niente. Ci deve chiamare METTE, non MISE, METTE, MO, non MISE. Allora, come facciamo noi a ragionare? Dove ti giri vedi che c'è una città che è complicata. Delle volte questi posti diventano delle passerelle per i politici, no? Ma se noi giriamo a Napoli vediamo che è tutto bloccato. Tu vedi un posto come l'Arena Flegrea, che potrebbe essere l'Arena di Verona, che per fare gli spettacoli non è protetta dal governo. L'Edellandia potrebbe essere la Nuova Gardaland, non è protetta dalla Floridiana. Addirittura si parla che vogliono privatizzare la villa comunale. Immaginate Nucan, questa coscia che ha fatto più bocca, una roba, la fuggettura. È una città che è complessa, che è complicata, però io voglio dire che anche nelle cose negative dobbiamo vedere la positività, perché sennò che ci stiamo a fare? Ci sta questo Covid, sapete che praticamente ci sono le varianti. La variante indiana è partita dall'India, ha fatto tutto il giro del mondo, è partita dall'India. La variante di Londra è partita da Londra, ha fatto il giro del mondo. Vedi, esce la variante napoletana, non si è mossa da Napoli, ma non per qualche motivo. Ha trovato tutto bloccato vicino a un musetto, una tarella. E toglie il suo blocco e sposto, si muove dal Giappone. Ma chi può fare? Almeno su qualcosa serve essere bloccato. Ma il motivo per cui sono qua e non mi voglio far perdere tempo e soprattutto su questo. Io è parso Pallusetto, era arrivato tutto alla capa di questa faccia. Cioè, ma che è successo? Stiamo spillicciando sotto. Allora per concludere, perché sono qui? Dovete sapere che mio padre è un operaio dell'Alfa Romeo, mia mamma casalina. Abbiamo vissuto anche noi il problema della cassa integrazione. E io mi ricordo i giorni che avevamo vissuto della cassa integrazione. Io quello che vorrei spiegare a chi ci governa, che non sta parlando di miliardi, si muove di miliardi, non si vede mai niente, sono i dettagli che fanno la differenza a chi vive un momento di difficoltà. Io quando la mia famiglia stava in cassa integrazione mi ricordo le particolarità, mi ricordo che quando mia mamma è in salumeria, per lei il prosciutto crudo costava molto, noi mangiavamo la spalla, il prosciutto cotto, la spalla, la spalla, i toast, la spalla, prosciutto, sempre la spalla. Io ho fatto questo mestiere per cassa integrazione, perché quando facevo il mio primo provino mi chiesero tu fu un comico, la spalla, il tuo comico, la spalla, la allora, ricordo particolari, mi ricordo la difficoltà, un paio di scarpe, con un paio di scarpe dovevi fare tutto l'anno e noi non compravamo le Superga, la marca da, andavamo in un negozio, dico il nome, si chiama Musto, era bellissimo, mettevi là, era tipo Ikea, mi dava soli, là ce li mettevo insieme, io facevo tutto l'anno. Innamorato di una ragazza all'elementare, tenevo delle scarpe rosse, mettevo il piede sopra l'altro, che mi mettevo scuole fa, vedete, a me non ha scarpe puzzo, vedi, sapparuale, ero più rosso di scarpa del tenevo pelle.
Cioè, questi sono i particolari. Quando veniva mia amica a studiare a casa, io andavo nelle case loro, erano belli, veniva una stanzetta, dormiva mia sorella nella sala da pranzo nel Murbano, che sarebbe il frutto la patata. La notte mi stava messo in pace. Quindi ricordo che studiavamo sul pianerottolo e dicevo compagno lì, perché mettevo vergogna di far vedere casa, diceva vabbè, studiamo con pianerottolo che stiamo più fresco. Sono i particolari che non conoscono le persone che ci governano, sono i particolari. Però ricordo anche la bellezza della semplicità. Ricordo le vacanze, quando andavamo per 2-3 giorni, 5 giorni di vacanza, si partiva, si andava in Calabria, stavamo io, mio padre, mia mamma e mia sorella in macchina, finestrino aperto, il vento che mi accarezzava il viso, mamma che pigliava un pezzo di pane, ci spartivamo, ci mangiavamo, eravamo felici e non lo sapevo. E allora continuate a credere. Vedo là San Gennaro. Oggi a Maronna ha chiamato a San Gennaro. E che c'è, com'è la situazione alla terra? San Gennaro ha detto, mi sono arrivate 2 segnalazioni importantissime. Etta Maronna, due. La prima segnalazione è sul lavoro della Whirlpool, che ha fatto un miracolo. Il secondo è su Dazon, non so cazzo per una partita. Quindi semplicemente si parla con Marco e ci dice, ma può essere veramente una partita. Grazie a te. Ciao! Forza Whirlpool, viva Napoli! Ciao!